Si chiama Energie per Napoli ed è molto più di uno slogan. In realtà il concorso di idee che mette in palio 12 borse di studio nasconde un messaggio molto profondo: ragionare insieme sulle strategie di sviluppo e di rilancio della nostra città nei settori dei trasporti, dell'energia, del turismo. Promotori dell'iniziativa, la Kuwait, che mette in palio le borse, e l'Università Partenope con PIN Lab, terza missione, e Job Placement, con un partner d'eccezione, l'ADN Kronos. Prima giornata di presentazione a Palazzo Pacanoschi. Dopo i saluti istituzionali affidati al prorettore vicario Francesco Calza, il professor Paolo Popoli, delegato al placement, ha dato il benvenuto agli studenti. Il prorettore alla terza missione, Luigi Moschera, anima dell'iniziativa, ha illustrato poi i dettagli del concorso. Con il dottor Livio Livi, direttore delle risorse umane e relazioni esterne della Kuwait. Potranno partecipare gli studenti di economia, giurisprudenza, ingegneria e scienze e tecnologie della Partenope, che formino gruppi di 4 e producano una idea concreta e realizzabile. Termine ultimo di presentazione della domanda il 9 dicembre. Devono essere progetti concreti, fattibili, perché per noi è molto importante poi che questa campagna di ascolto, che è mirata a tutti coloro che vivono la città, avere la possibilità poi di rendere concreti almeno una parte di questi progetti, quindi devono essere attuabili. Ho citato per esempio come esempio una pensilina che con i pannelli solari alimenti un pannello di informazioni sulla città per i turisti, quindi è qualcosa che va incontro alla sostenibilità, va incontro al turismo e quindi può essere come esempio un esempio di progetto, ma anche per esempio soltanto la rivalutazione di alcuni spazi di questa città che non tutti conoscono e che potrebbero essere sfruttati meglio. Professore, gli studenti sono stati tanti, è segno che queste iniziative colgono nel segno, però diamo un consiglio agli studenti che decidono di avvicinarsi magari per la prima volta a questo percorso. Questa è forse l'iniziativa migliore per iniziare ad avere a che fare con l'imprenditorialità, con la creazione di impresa, perché qua viene richiesta la formulazione di un'idea, anche se in maniera più o meno strutturata. Il passaggio successivo è quello poi invece di partecipare con un'idea un po' più strutturata a una competizione di business plan, dove quindi non competono le idee tra di loro ma competono le vere e proprie business plan, quindi il passo successivo. E noi abbiamo l'opportunità, partecipiamo da tanti anni a Startup Campania, che è la competizione di diversi atenei della Campania. Il passaggio successivo è quello poi invece di, tra virgolette, sporcarsi le mani, il tentativo di creare impresa. È una delle opportunità che noi offriamo ai nostri studenti, perché li accompagniamo in questa iniziativa, in questa fase iniziale della creazione di impresa. Avete un'idea di impresa? Volete realizzare un'impresa? Vi aiutiamo con le nostre iniziative, principalmente con l'incubatore PIN Lab. E una volta costituita l'impresa, all'interno dell'Ateneo, in un dipartimento in particolare, abbiamo un acceleratore, Motrac, che accelera anche quindi l'impresa e la fa entrare in contatto con finanziatori, con investitori, dovrebbe far crescere di dimensioni. Noi abbiamo tutti gli strumenti per accompagnare gli studenti dall'inizio, dal germoglio, che è in iniziative del genere dell'idea, fino alla realizzazione dell'idea, al trasferimento vero e proprio della conoscenza, che poi un po' alla base, alla comunità, che è un po' alla base dell'idea della terza missione, delle attività di terza missione d'Ateneo.